Sono 4500 anni che vedo come al di là del Nilo sorge il Dio del Sole. Molto è avvenuto in tutto questo tempo e molte cose sono cambiate. Una cosa però è rimasta immutata, il carattere peculiare di questo popolo che vive lungo le rive del Nilo, con i suoi pregi e le sue debolezze. Numerosi particolari testimoniano l'originalità di questo popolo. Da quando, con il deciframento dei geroglifici, si è riuscito a leggerne le fonti scritte, ci si può fare un'idea della vita d'ogni giorno e le condizioni sociali dell'antico Egitto. Nelle oasi fluviali lungo le rive del Basso Nilo, l'uomo ha sviluppato la prima civiltà superiore, costituendosi così come esistenza storica. Dal paese dei faraoni, influssi culturali si diffondevano verso l'Europa e l'Africa. Due continenti dunque devono a questo paese il nucleo della loro civiltà. Di questo vi voglio parlare, della gente di questo paese, della loro storia culturale e dei tesori che hanno creato da ben 5.000 anni e di cui ora vivo. Il deserto. Solo dove la goccia d'acqua non evapora subito può nascere vita. Soltanto le piante meno esigenti possono sopravvivere su un terreno quasi sterile. Anche alcune specie di animali nel corso di milioni di anni si sono adeguate a queste condizioni di vita. Per esempio questi cammelli selvatici, che possiamo trovare ancora oggi in Egitto. Sono continuamente alla ricerca di cibo e dell'elemento più esistenziale qui, l'acqua. Ma dove ancora ieri c'era acqua, oggi forse rimane solo una conca secca. Il Nilo, l'arteria vitale dell'Egitto. Incassato tra il deserto libico ad ovest ed il deserto arabico ad est, ha creato su una lunghezza di 1200 chilometri la più lunga oasi fluviale del mondo. Senza le sue acque, l'Egitto sarebbe un deserto senza vita. Le rive fertili del Nilo a tratti hanno una larghezza di meno di un chilometro. Solo in alcune zone del Medio Egitto raggiungono la larghezza massima di 17 chilometri. La valle del Nilo è una delle più antiche zone di insediamento umano, ma il suo spazio vitale diminuisce continuamente perché il deserto si estende sempre di più. L'Egitto, prigioniero del deserto, dipendeva sempre dai capricci del Nilo, sopravvivendo solo grazie al suo sistema di canalizzazione, famoso già in tempi antichissimi. Meccanismi primitivi, azionati da buoi o asini, oggigiorno sostituiti sempre di più da pompe a motore, alimentano una rete di canali di irrigazione. L'annuale inondazione, che sopraggiungeva ogni anno tra luglio ed ottobre e lasciava sul terreno la melma fertile, costituiva la base per lo sviluppo dell'agricoltura. 35.000 chilometri quadrati, cioè solo il 3% dell'Egitto, sono terra fertile. Si tratta delle rive del Nilo, del suo delta, di poche oasi nel deserto e di uno stretto litorale lungo il mare.
Dove però vi è acqua, nasce un paradiso fiorente con ricchi raccolti anche più volte all'anno. Il popolo non deve soffrire la fame. Cominciamo il nostro viaggio verso i primordi della storia ai confini meridionali dell'Alto Egitto. Percorriamo la strada lungo la riva del Nilo. Circa 200 km a sud della città di Aswan, sulla riva del lago Nasser, troviamo il tempio di Abu Simbel, scavato nella roccia, uno degli esemplari più belli di questo tipo di costruzione. Quattro figure di re alte 20 metri, raffiguranti Ramesse II, furono scalpellate in rilievo dalla roccia. Era una novità e contemporaneamente l'apogeo dell'architettura del periodo ramessida. Una serie di falconi e di statue più piccole raffiguranti i familiari del re si trova al di sotto della facciata famosa in tutto il mondo. Ramesse II, faraone della 19ª dinastia, fece costruire moltissimo. Questo tempio fu costruito circa 1260 anni prima di Cristo, mentre egli era ancora in vita. È ben ammirevole come lo scultore, con queste dimensioni gigantesche, sia riuscito a cogliere le proporzioni. Un secondo tempio era destinato alla consorte reale Nefertari ed al culto della dea Hathor. È una versione su scala ridotta del tempio maggiore. La facciata è strutturata ed adornata con una serie di statue alte 10 metri, rappresentanti alternativamente Ramesse e Nefertari. Su tutte le pareti e muri si vedono numerose e ricche iscrizioni. La forma di questa chiave in mano alla guardia del portale deriva dal geroglifico, simbolo della vita. Entriamo ora nell'interno del Tempio Maggiore. Il soffitto è adornato riccamente con immagini di stelle ed avvoltoi volanti. Otto figure di Ramesse rappresentano il faraone come Osiride, dio dell'aldilà e del mondo degli inferi. Dopo 24 anni di regno glorioso, Ramesse II gradualmente si trasformava in un dio vivente. Innumerevoli, spesso a tutte le pareti, scene del re in diverse posizioni. Il tempio è costruito in modo tale che due volte all'anno il sole sorgente con i suoi raggi colpisce il Santissimo, cioè le statue di Ramesse e degli dei in posizione seduta, liberando così il faraone dall'oscurità in cui si trova. Per millenni il Nilo ha scavato il suo alveo nella pietra arenaria della Nubia, scorrendo ancora oggi intorno ad una delle più belle isole del Nilo nell'Alto Egitto, l'isola Elefantina. Il suo nome deriva dalle rocce a forma di elefante che si alzano lungo la sua riva. Anticamente qui esisteva un famoso centro commerciale per merci come avorio, ebano, metalli preziosi, spezie, piante e tanti altri prodotti. Di fronte all'isola è situata la città di Aswan, che con la costruzione della diga Nasser si è sviluppata in modo notevole. A causa del clima secco e delle sabbie calde, la città si è fatta la fama di celebre stazione climatica.
Sull'isola Elefantina ancora oggi si trovano dei resti del tempio costruito da Amenofis III nel periodo della 18ª dinastia e distrutto dal re persiano Cambise. Sulla riva sinistra del fiume, di fronte alla città di Aswan, si trova la tomba di Aga Khan, morto nel 1957. Lì, dove dalla scogliera ripida lo sguardo cade sull'isola d'Elefantina e la città di Aswan, egli voleva trovare l'ultimo riposo. Lasciamo ora Aswan e navighiamo sul lago di Nasser in direzione sud, passando l'isola d'Ajilkia. Questo tempio dedicato alla dea Iside originariamente si trovava sull'isola di File, dove sarebbe stato sommerso dalle acque del bacino idrico di Aswan. Come il corpo di Osiride risorse a nuova vita dopo essere stato dilaniato da Set, gettato nel Nilo e ricomposto amorosamente da Iside, così anche il tempio di File è stato ricostruito pezzo per pezzo sulla vicina isola di Ajilkia, una strana moderna resurrezione. Il tempio mostra influenze architettoniche greche e romane, spiegabili con il tardo inizio della sua costruzione nel 378 a.C. ad opera del faraone Nectanebos I della 30ª dinastia. Dirigiamoci a nord verso un altro complesso di templi a Edfu. Il pilone, con i suoi 36 metri d'altezza e 64 metri di larghezza, è in ordine di grandezza il secondo dell'Egitto. Il dio falcone Horus, in granito, alto 2 metri, sorveglia l'entrata del tempio. Le sue linee sobrie ma vigorose danno un'idea della produzione artistica del periodo tolemaico. I lavori di costruzione ebbero inizio 237 anni prima di Cristo, appena 180 anni dopo però questo tempio era completato. Sul muro esterno i monumentali rilievi degli dei protettori del tempio, Horus e Hathor. Il tempio principale è il meglio conservato di tutto l'Egitto. Capitelli compositi colorati sostengono il tetto del tempio. In controluce, nel sole meridiano, vediamo il tempio trapezoidale di Dendera. È il terzo dei templi del periodo tardo nell'Alto Egitto, dedicato alla dea Hathor, sposa del dio falcone Horus di Edfu. Il cortile fu distrutto dai copti, che gli vollero costruire una chiesa. Il complesso di Dendera è legato inseparabilmente a quello di Edfu. Lasciamo ora i templi dell'Alto Egitto meridionale e sulla nostra strada per Luxor, Tebe, Karnak e la Valle dei Re visitiamo gli uomini che tuttora vivono in intima vicinanza a queste città storiche. Anche in campagna si notano dei cambiamenti. Essi avvengono però più lentamente, tanto da essere quasi impercettibili. Dappertutto in Egitto la lotta contro l'analfabetismo e l'organizzazione della pubblica istruzione generale sono della massima importanza. Oggigiorno è normale che i bambini frequentino la scuola e ben 80% la visitano regolarmente. Con ogni nuovo anno scolastico questo numero aumenta.
Immagini come queste si vedono ancora oggi dappertutto lungo il Nilo, tra poco però saranno scomparse. Oltre al riso e al cotone, la coltura della canna da zucchero è un fattore importante dell'economia egiziana. Tra febbraio ed aprile avviene il raccolto. I campi più grandi si trovano vicino alla città di Harman, a sud di Luxor. Immagini dell'eterno Egitto. Ma lo spettatore deve affrettarsi se vuole godere ancora questa poesia allo stato puro. Egli è sempre di nuovo tentato a confrontare istantanee della vita rurale odierna con le rispettive immagini di epoca faraonica. Ma nel frattempo l'Egitto ha sprangate le porte verso l'era moderna. Ancora oggi il Nilo continua ad irrigare i campi, ma con la costruzione della diga di Aswan inizia il futuro industriale ed agricolo. In Egitto non vi sono mai state carestie come quelle che spesso da altre parti dell'Africa hanno allarmato il mondo, e la prospettiva di combattere un giorno anche il deserto diventa realistica. Nonostante ancora sulle strade predomini un brulichio apparentemente romantico, il progresso tempestoso raggiunge anche le località di provincia. Gli sforzi del governo per sviluppare la coltura di agrumi, per migliorare la qualità dei datteri, dei pomodori e dei tipi di esportazione di frutta primaverile e verdura, per industrializzare l'allevamento di pollame e la pesca, sono altri esempi di questo progresso. Karnak, centro principale del culto delle deità antiche, è uno dei più estesi, impressionanti e grandiosi complessi di templi dell'antichità. L'area delle rovine si estende per 1,5 chilometri in lunghezza e 800 metri in larghezza. Karnak non è un tempio nel significato usuale, costruito cioè secondo un piano prestabilito e meditato, bensì una gigantesca città-tempio. Pochissimi altri posti in Egitto fanno un'impressione così profonda sullo spettatore come questo apparente caos di muri, colonne, obelischi, statue, rilievi e dipinti murali. Dall'inizio della XII dinastia, nel 1991 a.C., quando Tebe divenne capitale del Regno d'Egitto e per almeno 5 secoli la metropoli mondiale di quei tempi, per ben 2000 anni a Karnak non si faceva altro che costruire,
smantellare, ampliare, ingrandire ed abbellire. All'entrata del complesso si trova il viale degli arieti. L'ariete era l'animale sacro al dio Amun. Dopo la sua identificazione col dio del sole Ra, a partire dalla dodicesima dinastia, il dio Amun-Ra capeggiava il mondo divino. Il piccolo tempio di Ramesse III è la parte meglio preservata. 24 pilastri rappresentanti Osiride circondano il suo cortile. Ben 15 metri è alta questa statua colossale di Ramesse II. A nord-ovest del lago sacro, destinato unicamente alle barche rituali, Amenofis III fece erigere uno scarabeo gigante. Lo scarabeo era considerato simbolo della speranza. La maestosità delle costruzioni trova il suo apogeo nel grande tempio di Amun. Con le sue 134 colonne giganti, è tra i monumenti dell'architettura mondiale. È la parte più importante e famosa del complesso, uno dei miracoli mondiali dell'antichità che suscita rispetto e soggezione. La sala delle colonne simboleggia un bosco sacro, le colonne quindi rappresentano degli alberi. Vennero erette in modo sorprendentemente semplice. Per prima cosa si posero tutti i tronconi inferiori delle colonne sulle loro basi, poi si riempì l'interno del tempio con macerie di mattoni e sabbia finché si poteva collocare la seconda serie di tronconi. Indi si riempiva l'interno del tempio fino al nuovo livello e così via. Durante la successiva rimozione della sabbia e delle macerie si potevano poi applicare i rilievi ed eseguire i dipinti alle altezze desiderate. Se gli egiziani, che per primi inventarono l'alfabeto con 24 lettere, se ne fossero accontentati. Purtroppo nel corso dei secoli i sacerdoti inventarono ancora altri 700 segni sillabici che avrebbero potuto scrivere anche con le 24 lettere. Così ci si mise dei secoli per scoprire il significato dimenticato delle iscrizioni. Appena nel 1822-24 il francese Jean-François Champollion riuscì a decifrare i geroglifici. Il tempio di Luxor, eretto nella 14ª dinastia circa, 1400 a.C., serviva da cornice solenne per la festa di Opet, in cui il dio Amun si univa alla dea Mut, fecondando così il mondo. Contemporaneamente si segnava l'inizio di un anno nuovo e la ripresa della coltivazione dei campi. A questa festa veniva invitato il popolo, che confluiva da tutta la provincia. Dopo 10 giorni, poi, la processione procedeva per terra al grande tempio di Amun a Karnak. Tra questi due templi esistevano rapporti stretti. Anche il tempio di Luxor veniva ampliato ed ingrandito per tanti secoli. Amenofis III e Ramesse II erano i faraoni più interessati alla costruzione del tempio. La Torre Bianca appartiene alla moschea costruita circa nel 1300 d.C. nel cortile di Ramesse. Gli egiziani tollerarono questo anacronismo. In fin dei conti, da oltre 23 secoli la terra di Luxor è dedicata al culto del divino. Oggi il visitatore supera la distanza tra i due complessi di templi di Luxor e Karnak con una delle carrozze chiamate Kalesh. Lasciamo ora la riva orientale del Nilo con la vecchia capitale di Tebe e ci richiamo sulla riva sinistra. Là, dove ogni giorno tramontava il sole, era il regno dei morti. Da questa parte del Nilo, anticamente, potevano vivere solo i lavoratori ed artigiani che avevano il compito ereditario di costruire ed ornare i templi e le tombe. Era vietato loro severamente di lasciare il loro villaggio. I loro discendenti, in parte, sono quei negozianti, quelle guide e quei venditori di vasi d'alabastro che oggi il turista incontra. Là dove le piantagioni di canna da zucchero ed il deserto si incontrano, si trovano i colossi di Mennone, rappresentanti Amenofis III.
Ogni figura è scalpellata da un unico blocco di pietra arenaria. Mille tonnellate stanno solide su un trono e lasciano trascorrere stoicamente le forze della natura e di millenni. Questo tempio funerario, eretto da Ramesse II e chiamato anche Ramesseo, era dedicato al dio Amun. Esso ha sofferto più da terremoti che dagli uomini e dal tempo. I numerosi frammenti di figure, muri e colonne danno un'idea quanto grandiosa era la costruzione che qui un tempo esisteva. Attraverso la sala delle colonne del Ramesseo, lo sguardo cade su una statua colossale di Ramesse II, rovesciata. Si dice sia stato il re persiano Cambise che diede l'ordine di rovesciare la statua di oltre 1000 tonnellate dalla sua base. La tendenza di Ramesse II a potenziare la monumentalità non significava affatto una diminuzione della precisione nelle singole forme. Si lavorava accuratamente fin nei singoli dettagli, come si vede molto bene in questa testa di una statua reale in granito nero. Questo rilievo murale rappresenta Ramesse mentre riceve le insegne reali da Amun e la sua consorte Mut. Un altro santuario, Medine Habu, costruito circa 150 anni più tardi da Ramesse III, è una copia del Ramesseo, però in buone condizioni. Il tempio fortezza, circondato da mura come un castello, ha le pareti cosparse di pitture murali e rilievi che sono di importanza storica, poiché descrivono eventi importanti durante il regno di Ramesse III. Il tempio della regina Hatshepsut. Scavato dalla montagna retrostante, questo monumento è un esemplare del tutto singolare ed esotico nell'ambito della stilistica egiziana. Bastano 30 minuti a piedi per arrivare alla Valle dei Re, nella quale finora sono state trovate oltre 60 tombe reali. Per 4 secoli i re di 3 dinastie, le loro consorti ed i loro figli, come pure i loro principali funzionari, trovarono le loro tombe nelle montagne tebane. Queste dimore, per l'eternità, furono adornate con uno splendore incredibile. L'entrata alla tomba di Ramesse VI. La pietra friabile e fragile rendeva impossibile l'applicazione di rilievi, perciò si lavorava in pittura su un intonaco di gesso e pietra macinata. Affascinanti le molteplici immagini e la precisione dell'esecuzione. Queste singolari fonti storiche della civiltà umana lasciano intravedere com'era la vita egiziana nel mondo terreno e come essi si immaginavano l'aldilà. Le singole parti del corpo venivano dipinte come se potessero in ogni momento resuscitare a vita. La grandezza delle persone rappresentate corrispondeva alla loro importanza sociale. La grande camera funeraria con il sarcofago di granito distrutto. La produzione artistica non era un lavoro individuale, bensì la riproduzione di contenuti e forme determinate. L'arte egiziana era una produzione collettiva di determinate officine. Ci si orientava ad esempi e modelli. Come gli architetti e gli scultori, anche i pittori venivano istruiti nella Casa della Vita, una scuola per scienziati e artisti.
Queste magnifiche pitture murali appartengono alla camera funeraria di Tutmose III, che qui si avvicina al dio Amun seduto. Questo affresco del periodo della XIX dinastia mostra la dea Hathor in forma femminile. La dea della bellezza e della gioia diede alla luce il dio Horus. Essa, tra le corna, porta il simbolo del sole, di fronte a lei il re Aremab. Lo stato di conservazione della maggior parte dei dipinti è ottimo, così anche questa scena della tomba di Inerkao. Sono però necessari grandi lavori di conservazione per mantenere queste preziosità antiche anche per il futuro. Nelle vicinanze della Valle dei Re si trovano le tombe degli alti funzionari. Oltre a numerose rappresentazioni indicanti patrimonio e ricchezza, vi si trovano scene della vita di ogni giorno. E sembra che la vita contadina negli ultimi 5.000 anni non sia cambiata molto. Una delle tombe più famose fu scoperta il 4 novembre 1922, la tomba di Tutankhamun, il figlio del re Amenofis IV, che poi si fece chiamare Echnaton. Già a 8 anni salì al trono, ma morì prima di raggiungere i 17 anni. Per 6 anni l'inglese Howard Carter cercò questa tomba, finché il 25 novembre 1922 poté aprirla insieme al suo committente Lord Carnarvon. Aria calda, che per 3.000 anni non ha potuto uscire all'aperto, soffiava loro in faccia. Non sapevano ancora se veramente si trattava di una tomba illesa. Anzitutto videro che la porta era già stata forzata una volta, ma poi trovarono il sigillo dell'amministrazione delle tombe reali della 18ª dinastia, una prova che dopo l'applicazione del sigillo la tomba era rimasta chiusa. Era una sensazione che superava tutte le precedenti scoperte. L'Egitto visse una febbre Tutankhamun. Nel Museo Egiziano al Cairo si trova ora il più grande tesoro funerario del mondo, uno dei 5.000 oggetti, il sarcofago d'oro di Tutankhamun. Pesa 110 kg e consiste di oro massiccio a 22 carati con intarsi azzurri. È il più interno dei 3 sarcofaghi, le cui forme si adattavano esattamente a quelle della mummia reale. Il faraone in veste di Osiride tiene in mano lo scettro e la frusta, simboli per potere e dignità. La maschera, pure in oro massiccio, era posta direttamente sulla testa mummificata del re. Le sopracciglia del trucco agli occhi sono fatti in lapislazzuli, gli occhi di ossidiana e calcite bianca. Sulla fronte vedete il serpente Uto e la testa della dea avvoltoio Nekbet, divinità protettrici dell'Alto e Basso Egitto. Splendidi sono tutti i doni sepolcrali, ma anche tra di essi questo trono scalpellato in legno e coperto di oro è uno dei pezzi di rilievo. Il Museo Egiziano permette al visitatore un confronto tra tutte le grandi epoche dell'arte faraonica. Questa statua in calcare di uno scrivano seduto con le gambe incrociate venne trovata a Saqqara ed è del periodo della 4ª dinastia. Gli occhi sono di quarzo, i tratteggi delle palpebre di rame e le pupille sono fatte di chiodi di bronzo. Il principe Raotep, fratello di Cheope, con la sua consorte Nofert. Queste statue
anch'esse in calcare, sono pure della quarta dinastia. La riproduzione eccezionalmente naturalistica dei lineamenti di queste statue fece fuggire spaventati gli operai quando le statue vennero trovate. Alta ben 1,75 m è questa statua in legno dalla tomba del re Auibreor. La si chiama pure statua Ka, poiché le due braccia alzate sopra la testa rappresentano il geroglifico Ka e simboleggiano forze eterne. Questi 40 soldati egiziani, raggruppati in linee da 4 ed armati con scudi e lance, provengono dalla tomba del principe Meseti e Assiut. Vi abbiamo dato qui solo uno sguardo sommario sulla molteplice, singolare ed inesauribile storia egiziana. Oltre 100.000 pezzi d'esposizione documentano un periodo di oltre 5.000 anni. Per la loro esplorazione, nel vero senso della parola, ci vogliono giorni. Una prima visita al museo vi lascerà dapprima confusi, ma questa introduzione è indispensabile prima di ogni escursione nella Valle del Nilo e dal ritorno dovrebbe essere completata con ulteriori visite nel museo. Tutto ciò che il viaggiatore visita nell'Alto o Medio Egitto qui è illustrato in modo esemplare. Poi, col tempo, tutti quegli dei, re, scrivani e contadini si dispongono in un ordine di tempo e di luoghi. Vicino alla stazione ferroviaria, nel centro del Cairo, si trova una statua di Ramesse II trovata a Menfi. Con i suoi 10 metri di altezza e 12 tonnellate di peso, osserva con calma maestosa l'attività affannosa dei nostri tempi. Il Cairo, metropoli internazionale nel vicino Oriente, una capitale attiva, centro turistico, un oceano di case colore argilla. Con i suoi 12 milioni di abitanti, il Cairo è la più grande città dell'Africa e forse anche la più importante. Alberghi moderni sulle rive del Nilo e dappertutto in città sono un segno visibile del progresso economico. Medioevo islamico, tecnica modernissima, Oriente ed Occidente, contrasti estremi. Tutto ciò è il Cairo e molto di più. Khan el Khalili, il bazar più conosciuto, si trova in mezzo alla città islamica ed è da secoli un centro commerciale. Qui si trova la vera vita del Cairo. Purtroppo molti visitatori evitano il contatto diretto con questo brulichio traboccante ed affascinante. I loro pullman climatizzati e silenziosi perdono questa esperienza di un'escursione indimenticabile. La moschea di Mohammed Ali. La cittadella, su cui è costruita, ai suoi tempi era la più potente fortezza del mondo islamico e sicura protezione per molti sultani, finché nel 1825 un'esplosione di polvere da sparo la danneggiò in modo tale che un restauro non valeva più la pena. Mohammed Ali ordinò poi di costruire sullo stesso posto la sua moschea.
Le cupole luccicanti nel sole sono incorniciate da due minareti turchi esilissimi. Il cortile è circondato da gallerie coperte di cupole. Le pareti e perfino il pavimento sono di alabastro finissimo, da qui il suo nome, Moschea d'Alabastro. Le decorazioni corrispondono al grazioso stile intrecciato turco. Questa moschea è l'ultimo ed il più appariscente edificio del periodo della dominazione turca. A sud della cittadella, tra la città vecchia e le montagne di Mokatim, in fondo si trova la città dei morti, un triste panorama di cimiteri giallastri. Le costruzioni più vistose, assomiglianti a moschee, sono le tombe dei grandi sultani, califfi ed altre personalità dell'epoca mamelucca. La città del Cairo è nata contemporaneamente all'Islam. Da allora, ogni secolo ha contribuito con i propri edifici. Grattacieli e minareto. Con il sole che tramonta, tutto confluisce in un'unica unità armoniosa. È venerdì, giorno di riposo nel mondo islamico, corrispondente alla domenica dei cristiani. Tutte le moschee della città sono piene e chi non trova posto dentro prega davanti alla porta. Spesso i veicoli devono fermarsi quando gruppi di musulmani ortodossi durante l'ora della preghiera bloccano le strade e si pregano in modo del tutto naturale, senza alcun esibizionismo. Il venerdì, però, è anche il giorno del grande mercato di cammelli, un'esperienza affascinante. Purtroppo solo pochi visitatori hanno occasione di vedere questo mercato. Sono ogni volta più di 1000 dromedari che vengono portati qui e che attendono di trovare un nuovo padrone. Se i cammelli vengono dal Sudan, devono percorrere oltre 1000 chilometri in viaggi di varie settimane. Non di rado, dopo la vendita, devono ritornare per la stessa strada. Prima di iniziare la lunga strada del ritorno con i loro greggi nuovi, i camelieri approfittano dell'occasione per una chiacchierata. Al mercato di cammelli vengono prodotti anche gli attrezzi necessari, tutto naturalmente lavorato a mano. I discendenti degli antichi artisti faraonici oggi sono artigiani altrettanto abili. Questo tessitore di tappeti è un artista riconosciuto e famoso oltre i confini dell'Egitto. I suoi tappeti si trovano a Londra e a Parigi. Ha incominciato come questa ragazza in una scuola per tessitori in un piccolo villaggio vicino a Gizeh. I più anziani dei tessitori e delle tessitrici sono qui dalla fondazione della scuola 10 anni fa. La scuola è stata fondata da una signora tedesca. Vi possono attendere bambini dai 4 anni in su. È un privilegio poter essere qui. Ai bambini piace e vi vengono volentieri. Non esistono modelli. I tappeti vengono prodotti seguendo un'idea
e sono l'espressione della fantasia individuale. Sia arte o kitsch o artigianato, sono comunque dei lavori interessanti quelli fatti dai discendenti dei vecchi maestri. Lasciamo ora il Cairo e facciamo un'escursione nel passato cristiano. Ci rechiamo nel convento di Santa Caterina, nella parte meridionale della penisola di Sinai, ai piedi dell'omonima montagna. La nostra strada ci conduce lungo il canale di Suez. La penisola di Sinai è un gigantesco triangolo di sabbia e pietre, circondato da tre mari caldi. L'isola oggi è sterile, ma possiede dei tesori nascosti. Anticamente i faraoni vi facevano cercare turchese, malachite, diorite e lapislazzuli, facevano tagliare la pietra arenaria rosa, il porfido purpureo ed il basalto nero e ricavavano da qui il rame per le loro armi. Oggi i tesori portano altri nomi: mangano, fosfato, petrolio. Il Sinai è un caos geologico. Dappertutto si ammassano grandiosi massicci rocciosi attraversati da valli sterili. Una sorpresa, improvvisamente appare l'oasi di Wadi Feran, di un verde intenso circondato da rocce aride e secche. Nei miti di tutti i popoli preistorici, le montagne e le loro massime cime erano una congiunzione visibile tra la terra ed il cielo, sede del principio divino. Ciò vale anche per il Monte Sinai, ai cui piedi si trova il convento di Santa Caterina, meta della nostra escursione. È un centro monastico ortodosso che esiste dal VI secolo ed ha conservato fino ad oggi il suo carattere. Maometto, fondatore dell'Islam, i califfi arabi, i sultani turchi, Napoleone, tutti hanno posto il convento sotto la loro protezione, preservandolo da saccheggi. Nella sua lunga storia non è mai stato conquistato, danneggiato o distrutto, conservandosi la fama di luogo santo biblico. Cinquant'anni dopo la morte del faraone Echnaton, Mosè fuggì dall'Egitto recandosi al monte Horeb nella penisola di Sinai, dove sposò una delle sette figlie del sacerdote beduino Jetro. Qui fece pascolare per 40 anni il gregge del suo suocero, abbeverandolo a quella fonte che ora si trova a nord della chiesa del convento. Qui gli apparse Dio nel miracolo del roveto ardente, ordinandogli di ritornare in Egitto e di condurre i figli di Israele al monte Horeb. 50 giorni dopo, il loro esodo dall'Egitto raggiunsero infatti il monte Horeb, dove ricevettero da Dio le leggi delle tavole. Lasciamo il Sinai e richiamoci a El Fayum. Questa oasi, la più grande del paese, consiste in una conca quasi circolare del diametro di circa 50 km, situata a 45 metri sotto il livello del mare. Questa regione è la zona agricola ed orticola più ricca dell'Egitto. Le piantagioni sono prosperose, si hanno fino a 3 raccolti all'anno. La visita di El Fayum è interessante perché qui si ripresentano scene della vita quotidiana del tempo dei faraoni. El Fayum nutre non solo il milione di abitanti della regione, ma anche la città del Cairo.
Ogni giorno si trasportano verdura, frutta, pollame, uova e carne nella città divoratrice, distante solo 100 chilometri. Il punto più basso della conca è il lago Birket Karun, profondo solo 4 metri, fornisce pesci in abbondanza. Fin dall'antichità l'acqua del lago si è continuamente ritirata, cosicché fino ad oggi il terreno fertile della conca di Fayum è raddoppiato. Da tempo immemorabile scricchiolano questi mulini, i più grandi e i più belli, a Fayum. Migliaia di ruscelli e canali di irrigazione, i cui primi progetti risalgono al Medio Regno, cioè al 1800 a.C., portano ancora oggi l'acqua in queste regioni e consentono così l'incredibile fertilità del terreno alluvionale del Fayum. Lasciamo El Fayum e ci rechiamo attraverso il deserto a nord, di nuovo nelle vicinanze del Cairo. Su questa strada incontriamo le più singolari e grandiose costruzioni che mai l'uomo abbia realizzato, le piramidi. La piramide a gradini di Saqqara è considerata la più antica. 4200 anni fa, sotto re Djoser, l'architetto geniale Imhotep riuscì di primo getto a realizzare un'opera monumentale, per la prima volta in pietra. La piramide a gradini si trova in mezzo ad un complesso sacro, circondato da mura alte 10 metri. A circa 4 chilometri ad est di Saqqara si trovano le rovine dell'antica città di Menfi. Qui la Sfinge in alabastro. Con la sua espressione mite e contemporaneamente maestosa, ha un sorriso enigmatico sulle labbra. Pesa 80 tonnellate, è alta 4,25 m e rappresenta il re Amenofis II. Quando la Sfinge venne ritrovata, giaceva sul lato destro, perciò sul lato esposto agli agenti atmosferici il segno dell'erosione. Le piramidi di Gizeh, costruite nel periodo della Quarta Dinastia, sono tra i monumenti più famosi del mondo. Erano e sono ancora il simbolo caratteristico dell'Egitto. Chi non ha sognato ancora di trovarsi ai piedi degli edifici più maestosi dell'antichità? La piramide di Cheope, col suo volume di 2,5 milioni di metri cubi, è la più grande costruzione in pietra del mondo. Sulla sua superficie base avrebbero posto insieme la chiesa di San Pietro, il Duomo di Colonia e l'abbazia di Westminster. La seconda piramide, quella di Khefren, è di alcuni metri più bassa. In cima si è mantenuto ancora l'originale rivestimento bianco. La piramide di Cheope consiste di 23 milioni di blocchi di pietra del peso di 2,5 tonnellate ciascuno. 4500 anni di erosione hanno lasciato le loro tracce sui blocchi di pietra ed hanno smussato gli spigoli. Originariamente tutte le piramidi di Gizeh avevano un rivestimento che nel tempo è stato demolito sistematicamente, soprattutto nel Medioevo. Probabilmente molti edifici nell'antico Gizeh o al Cairo consistono di quel materiale. Cheope e Khefren non hanno raggiunto il loro scopo di costruire una tomba assolutamente sicura per il loro riposo eterno, ma sono riusciti a lasciare dei monumenti indelebili per l'eternità.
Tre piccole piramidi di regine si trovano ai piedi della terza e più piccola piramide. Architettonicamente è molto simile alle piramidi più grandi. Nessuno può dire la ragione per cui il re Micerino si accontentò di un'altezza di 66 metri e mezzo. Si conclude qui il nostro viaggio attraverso 5.000 anni di storia egiziana. Forse ne avete ricavato un'impressione superficiale di questo paese. Nulla però può sostituire l'impressione di uno spettatore al contatto diretto con queste meraviglie. Voi, che avete visto il mio paese, potete raccontare ora del fascino, dei contrasti, degli enigmi non ancora risolti e dei tesori singolari che mano d'uomo ha creato su questa terra.